Presidente, parliamo del complesso sportivo delle Tre Fontane, quindi un complesso sportivo che è diviso in due da via Cristoforo Colombo, quindi una linea ben evidente che separa appunto l'esedra sinistra dove si trova la cittadella paralimpica e l'esedra destra dove si trova l'impianto invece gestito dall'ATI Tre Fontane. Nell'area destra sono presenti due campi da rugby, un campo polivalente per calcio e rugby, un impianto d'eccellenza dove ad esempio gioca la Roma Primavera le sue partite internazionali. A sinistra appunto un impianto d'eccellenza non solo romano né italiano, probabilmente d'eccellenza mondiale dove potrebbero appunto fare sport. Abbiamo pensato per i disabili, dove naturalmente anche i normodotati potrebbero fare sport, quindi ha un valore che è inutile aggiungere parole a quanto già ha detto il Presidente Pancalli. Esiste invece, oltre alla Cristoforo Colombo, una linea invisibile che separa, ai noi, la proprietà dei terreni. Quindi il problema è che parte dei terreni sui quali è stato costruito l'impianto sono di Roma Capitale, parte di quei terreni sono di proprietà dell'ente EUR SPA. Quindi cosa bisogna fare? Il cui presidente si è più volte detto disponibile a trovare un accordo. Quindi ecco, semplicemente, tra virgolette, l'impegno che chiediamo alla sindaca e alla sua giunta, in particolare c'è qui l'assessore Frongia, è quello di sedersi al tavolo con EUR SPA e non alzarsi più finché non si sia trovata una soluzione, anche alla luce delle recenti notizie che sono emerse che riguardano proprio ancora una volta Roma Capitale ed Euro SPA, stavolta a parti invertite, ovvero per il nuovo centro congressi, la nuvola di Fuxas, che viceversa è di proprietà di Euro SPA, ma è stata costruita parzialmente, ha invaso parzialmente, mi sembra per 2 metri, il marciapiede, quindi terreno di proprietà del comune. Ecco, alla luce di in considerazione di tutti questi elementi chiediamo di appunto trovare finalmente un accordo, poiché il centro è pronto, aspetta soltanto questo accordo per essere finalmente riaperto e messo a disposizione dei cittadini. Non interverrò anche dopo, anticipo fin d'ora ovviamente il voto favorevole da parte del gruppo Movimento 5 Stelle. Grazie.